Le sorrise. La città si muoveva muta. Senza fermarsi, la baciò. Senza parole, corse via. La ragazzina dalle treccioline rosse avvampò e la pelle divenne del tutto uguale al colore dei capelli. Aveva ricevuto il suo primo bacio. Red Root. Un'occasione. Quella di prendere le redini di una comunità allo sbaraglio. Un percorso dove passione, onestà e giustizia sono un punto di partenza e di arrivo. Questo è Red Root, una riflessione profonda su noi stessi, ma senza scordare sorrisi e levità, perché nonostante tutto dobbiamo sempre ricordarci di vivere. Un Marco bambino, vittima dei bulli nel cortile della scuola. E poi un giovane brillante, che non dimentica l'amore di un tempo. Un piccolo o grande uomo che vive la nostalgia della sua infanzia, quella nostalgia che è un elemento costante del suo sogno per la vita. Questa è una storia d'amore, una storia di coraggio, di sfide, di scelte. Quella di Marco è una storia di un ragazzo semplice e onesto. Da bambino, i bulli della scuola non riescono a corrompere il suo animo pieno di purezza. Per questo che da adulto intraprenderà una battaglia politica molto serrata per diventare sindaco del proprio paese. Red Root è passione, è talento, è soprattutto un'idealistica e forsennata affermazione della giustizia. Red Root, una storia d'amore, una storia di formazione, ma anche elogio della politica, quella nobile. E infine un viaggio nell'Italia dei borghi e nel cuore degli italiani. Red Root, titolo della storia. Red Root. Rosso percorso, rosso di due treccine, di un amore mai dimenticato, rosso come la passione di un ragazzo, per la sua terra, per la sua gente, per lei. Rosso anche il cuore di un ragazzo che cerca la sua strada nella vita, negli amori, nel mondo. Red Root, scritta da tante mani nervose, agitate, pazze, scattanti, stanche, idealiste, complici, sognanti. Un'occasione, quella di prendere le redini di una comunità allo sbaraglio. Un Un Marco percorso bambino, dove passione, onestà vittima dei e giustizia bulli sono nel un punto di cortile della partenza scuola. e di arrivo. E poi Questo è Red Root. un giovane brillante che non dimentica l'amore di un tempo. Per questo che da adulto intraprenderà una battaglia politica molto serrata. Scrivere la storia di Marco e Cindy, che abbiamo deciso di intitolare Red Root, è stata un'esperienza coinvolgente. Abbiamo costruito, insieme a tanti altri, una storia che adesso tocca a noi raccontare nel migliore dei modi. Vogliamo dare voce alla passione di questo ragazzo. Vogliamo realizzare il progetto perché siamo convinti che il percorso di crescita di Marco possa rappresentare un esempio positivo per tutti noi. Red Root è una storia nata da molti cuori appassionati. Noi di passione ne abbiamo da vendere. Volete vedere la vera Red Root? Vogliamo credere tutti nel sogno di Marco? Noi siamo pronti a mostrarvi la strada.